I Monti Dauni sono un territorio meraviglioso, ricco di tradizioni, di paesaggi, cultura e enogastronomia, ha detto l'assessore regionale all'industria turistica e culturale Loredana Capone. Noi vogliamo valorizzare la ricchezza culturale dei borghi, dei monumenti e le tradizioni che fanno di questa comunità un immenso attrattore per chi voglia vivere una vacanza unica e autentica, ma vogliamo anche che si esprimi il valore di una storica e densa di cultura e si traduce in palazzi storici, castelli, musei che vogliono e possono essere restituiti ai cittadini innanzitutto, in modo che costituiscano occasione di crescita e di lavoro. E quanto ha dichiarato l'assessore Capone nell'incontro con i 12 sindaci dei borghi di Capitanata, che hanno firmato un disciplinare per la valorizzazione dei loro territori, riconosciuti universalmente tra i più densi di storia e di culture di tutta l'Italia, per un investimento di 8 milioni di euro. Siamo orgogliosi dei progressi costanti che la strategia nazionale delle aree interne sviluppate in Puglia sta conseguendo, ha dichiarato anche l'assessore regionale al bilancio e alla programmazione unitaria, Raffaele Piemontese, non solo perché è una sperimentazione osservata speciale a livello nazionale dell'Unione Europea, ma anche perché in questo territorio, cerniera tra la Puglia, il Molise, la Campania e la Basilicata, ci sono state le prime elaborazioni per rivitalizzare la struttura portante dell'identità Italia.